nostra ricerca è focalizzata nella costruzione di nuovi metodi per l'analisi di dati biologici con strumenti informatici. In biomedicina la produzione dei dati è essenziale per capire i meccanismi interni delle malattie, per individuare nuovi bersagli, per una diagnosi sempre più precisa e precoce, anche risposta a terapie innovative. Ma il dato in sé non è conoscenza. Il processo che porta alla piena comprensione di un fenomeno biologico richiede un approccio interdisciplinare in cui il bioinformatico ha un ruolo fondamentale. Come bioinformatici assistiamo a un'esplosione di dati prodotti dai laboratori Biomed. L'unico modo per poter far fronte a tale esplosione di dati è il continuo sviluppo di nuovi metodi di analisi basati sui principi propri dell'informatica e anche sulle metodologie proprie dell'informatica, quali le strutture dati, gli algoritmi, la programmazione avanzata e una loro integrazione con tecniche formali e computazionali. Inoltre, la generazione dei dati non può prescindere dai metodi di elaborazione, per cui il ruolo fondamentale del bioinformatico non è solo quello di trattare dati, ma anche di guidarne la loro generazione. I dati di cui parliamo sono quelli provenienti dalla struttura interna della cellula, fino all'organismo nel suo insieme e in interazione con l'ambiente. Essi prendono il nome di genoma, trascrittoma, proteoma, microbioma, metaboloma e loro integrazione. Il nostro compito è trasformare i dati in strutture che codificano l'informazione biologica, strutture che possiamo navigare e interrogare per ricostruire le logiche interne dei fenomeni di interesse. L'esplorazione dei dati deve permettere di far emergere delle caratteristiche che non ci saremmo mai aspettate e questo dipende molto dalle abilità scientifiche del bioinformatico. Le strutture che utilizziamo per rappresentare i dati sono molto spesso le reti. Come le reti sociali, rappresentiamo gli elementi biologici e le loro interazioni. Per esempio, in reti di regolazione genica, gli elementi sono i geni, le proteine, RNA messaggeri e i loro legami rappresentano l'attivazione o la repressione che un elemento esercita sull'attività di un altro elemento. Gli algoritmi che noi sviluppiamo riguardano la costruzione delle reti, l'analisi, la ricerca esatta approssimata per individuare delle sottostrutture le cui attività risultano alterate durante le malattie. L'integrazione dei dati e gli algoritmi di analisi delle reti, i sistemi di classificazione, ci permettono di costruire delle reti di similarità tra pazienti, in modo tale che, dato un nuovo paziente, si riesca a predire delle caratteristiche, quali il suo grado di sopravvivenza o la sua risposta ad un farmaco. I linguaggi e gli ambienti di sviluppo dei nostri algoritmi sono eterogenei. C++, Java, CytoScape, R, Python. La maggior parte di questi algoritmi hanno una complessità teorica di calcolo molto elevata. Fanno parte di quella classe di problemi che tecnicamente in informatica chiamiamo NP completi. Nel contesto dell'efficienza computazionale, alcuni dei nostri algoritmi sono ritenuti in letteratura tra le soluzioni più veloci applicabili in reti di grande dimensione o nella genomica informazionale. Le metodiche sviluppate vengono poi applicate e affinate in vari settori disciplinari, in collaborazione con enti di ricerca afferenti all'Università di Verona, come le sezioni di immunologia e di ematologia, e altri enti di ricerca esterni all'Università di Verona, quali laboratori di genomica computazionale della New York University, l'Università di Toronto e l'Istituto della Ricerca Oncologica in Bellinzona. Le metodologie bioinformatiche si stanno rivelando sempre più strategiche nella ricerca della scienza e la vita, perché esse forniscono le metodologie di rappresentazione e gli approcci di analisi efficienti tipici dell'informatica a completamento delle metodiche attualmente in uso in campo clinico.